E anche a UFO Robò, avete visto? Sono proprio di fuori tutti quanti oramai, andati. E allora parliamo di ottima musica e parliamo di un bel fenomeno che si vive in Sicilia grazie a un marchio che è un marchio di grande qualità. Questa sera ospite con noi Cristoforo Nania con la sua Locanda di Chris. Buonasera Cristoforo, benvenuto. Ragazzi, buona serata. E allora diciamo subito che non è pubblicità la Locanda di Chris, non ci sono né primi né secondi né antipasti, no. È un modo molto carino per parlare di una compagine musicale che grande successo ha. Allora, noi da qualche anno siamo messi insieme ed non è stato facile, perché io sono un cantautore di vecchia estrazione, vengo dalla scuola di vecchia scuola, sì, di Andrea, De Gregori, Guccini, Iannacci, sono cresciuto a quella scuola. Per cui da qualche anno poi ho trovato i ragazzi che invece sono con noi, che come vedi hanno la metà dei miei anni, però hanno recepito questo progetto, lo hanno fatto loro, trasformando anche le nostre canzoni cantautoriali e portarle a qualche cosa di più. Suoniamo parecchio in giro, più fuori che in casa, si dice Nemo, profeta in patria. Perché? Non lo so, Nemo, profeta in patria, perché comunque noi ci diamo col contagocce. Perché essendo il nostro un prodotto unico, nel senso che tutti, sia i testi che le musiche, sono assolutamente originali, è difficile entrare, a parte qualche ballata, sì, immediatamente. Certo. Ci stiamo riuscendo pian piano, fuori significa fuori Sicilia, sì. Ci chiamano spesso, abbiamo partecipato anche a parecchi contest di rilievo e siamo arrivati anche piazzandoci in ottime posizioni. E vedendo l'astronave abbiamo voluto salirci per forza. Beh, questo ci lusinga, tra l'altro. È un nostro, fa onore a noi poterci essere, perché è una bella possibilità anche di farci vedere alla stragrande maggioranza dei siciliani, per dire noi ci siamo e facciamo questo. Nel CD che tu avrai sicuramente ascoltato, lo facciamo vedere anche da casa. Sono solo 7 brani tra tutti quelli che noi facciamo. E cantati e suonati assolutamente in acustico, infatti anche lì storie scritte sul legno si intende, in quanto suonate con le chitarre acustiche dal Francesco Ivan Sante Dall'O, che ha un nome straordinario. Già da artista, cioè, ed è un chitarrista che io lo chiamo la mano destra del diavolo, e l'altro, che oggi stasera non è presente, la mano sinistra del diavolo. Tutti e due sono impossibili. Siete coperti. Non li posso contenere, sul palco sono incontenibili ogni volta. Invece poi c'è Tiziano al basso, che è eccezionale, lui è un ragazzo serio. Lui sta lì, sì. Scusa, Francesco e Tiziano, ma invece lui com'è? Cristoforo com'è? Lui parla di voi? Per eccellenza. Leader si nasce. Sì, una persona che... diciamo, io stimo molto la voglia di fare musica senza limiti. È anche un po' un innovatore, Tiziano, è un po' un innovatore lui. È un innovatore, secondo me, io per quello che ho potuto constatare durante le varie serate, perché comunque mi ha chiamato perché mi trovavo io in una... in un altro contesto, mi ha detto che ti va di suonare con noi, fai un paio di brani. Io sono andato così appresso musicalmente, mi è piaciuta un po' la situazione. Da allora lo seguo nelle varie tappe. Non è facile trovare giovani che seguono poi progetti cantautorali un po' più importanti. Ti dirò che nei primi anni, nei primi tempi, veramente è stato difficoltoso. Poi invece, partendo da Francesco, poi tornando a Marco, quindi Tiziano, quindi Marco, poi Salvo, che è suo fratello, che suona la batteria, quindi ho bassa batteria in famiglia. Siete riusciti a trovare... Sì. E si è trovato un'amalgama. Tra l'altro io li lascio assolutamente liberi. Io gli porto un testo, gli dico c'è questo testo, oppure da un accenno che lui durante le prove si mette a suonare per i fatti suoi, dico mi piace, rifacciamolo, da lì nasce, ma lasciando assolutamente liberi i ragazzi di esprimersi, perché lui è uno che fa metal, col cantautore non è che abbia molto a che fare. Ha fatto un salto nel vuoto. Per cui ha messo il suo metal nel mio cantautorato, lui che fa funk, ha messo il suo musica nel mio cantautorato ed è venuto fuori una miscellanea live che è veramente interessante. L'ascoltiamo adesso, tra non molto, abbiamo il piacere di avere una vostra esibizione, allora intanto una cosa ringraziamo. Molto semplice, c'è una ballata. Bene, l'ascolteremo, la conosco, tra l'altro l'ascolto lo metto in macchina spesso. Intanto il nostro applauso alla Locanda di Chris. E noi ci godiamo i nostri Crick e Croc, eccoli!